Eccoci qui, oggi Sai che Gusto vi porta in Medio Oriente. C'è un odore qui, andremo a realizzare una ricetta con varie spezie, una miscela di spezie: cardamomo, curcuma, cumino, paprika dolce, piccante, peperoncino, curry, di tutto e di più. Andremo a marinare il nostro pollo, pollo ruspante allevato a terra, preso dal nostro macellaio di fiducia. Ragazzi, andiamo a vedere che cosa ci occorre per fare questa ricetta. Bene, questo piatto è un piatto pensato da un nostro amico, uno chef sudamericano, però di provenienza libanese, e l'abbiamo fatta nostra questa ricetta. Andremo a realizzare delle verdure saltate nel wok, croccanti, con la soia, con la salsa di soia. Dopodiché andremo a marinare il pollo con le spezie e lo andremo a stufare con il pomodoro. E di accompagnamento andremo a realizzare il riso. In questo caso abbiamo un riso basmati integrale e un riso basmati bianco, e verrà composto in un unico piatto, come da tradizione orientale. Sapete che la cucina cinese si basa sulla convivialità, quindi seguitemi nel procedimento e andiamo a realizzare questa ricetta. Bene, per questa ricetta ci occorre, per quanto riguarda la proteina, il pollo, una miscela di spezie, andremo a marinarlo e poi riposerà un'ora nel frigorifero in modo che il pollo assorba tutti gli sentori delle spezie. Dopodiché ci occorrono, per le verdure saltate nel wok, ci occorre un peperone rosso, un peperone giallo, tre zucchine, del cipollotto, una cipolla, due carote, del sedano e una melanzana, e la salsa di soia. Del riso basmati accompagnerà tutto nel piatto unico. Ora andiamo ad aggiungere la salsa di pomodoro, che ci aiutiamo con un goccio d'acqua, e lo lasciamo stufare per circa un'oretta. Ora acqua bolle, andiamo a calare il nostro riso basmati integrale e andiamo a calare il nostro riso basmati bianco. 10 minuti e il riso è pronto. Bene, padella ben calda, olio, e intanto ci prepariamo le nostre verdure. Andiamo a togliere la parte bianca del peperone, altrimenti risulterà amara. E lo andiamo a tagliare a julienne.
ora procediamo con le zucchine. Andiamo a inserire all'interno le zucchine. Ora, ultima verdura, melanzanina. Dopodiché facciamo stufare per altri 10 minuti e poi salsa di soia. Ora è l'ora della soia. Il nostro pollo è pronto. Bene, ecco qui il risultato. Mescolanza di etnie, ragazzi. Libano, Cina, Italia e la ricetta del mio amico Sud America. È uscito fuori un piatto spettacolare. C'è un odore assurdo. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale e io me lo mangio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!